bella reazione, però non è bastato. Forse è mancato un pizzico di fortuna quando avete cominciato a giocare da Dio, possiamo dire. Cavolo, fortuna va conquistata. Io penso che abbiamo avuto le nostre occasioni. È stata una bellissima partita, veramente, però abbiamo fatto commesso qualche ingenuità, secondo me, che sull'alto livello poi la paghi, no? Perché sono 2-3 punti che ti separano dalla vittoria e ti fanno perdere. Quindi penso che la fortuna non c'entri. Secondo me dovevamo e volevamo sfruttare delle palle in maniera diversa e non l'abbiamo fatto, e quindi purtroppo, come sempre, lo sport è giusto, perché insomma hanno vinto loro che hanno commesso meno errori e nei momenti importanti hanno messo giù le palle. Senti, però sono usciti davvero frastornati e affaticati dal campo, questa è una piccolissima soddisfazione. Guarda, io sono orgoglioso della mia squadra, di quello che ha messo in campo, di quello che ha fatto durante tutta la partita. Diciamo, abbiamo sofferto, siamo rimasti sopra, però siamo sempre rimasti lì come una squadra, quindi questo è l'importante, la mentalità giusta che bisogna portare avanti nelle competizioni che verranno dopo. Dobbiamo crescere, quindi dobbiamo lavorare per cercare di trasformare quei 2-3 palloni di cui parlavamo in che poi sono di più, perché il secondo set avevamo avuto un sacco di occasioni, abbiamo preso un sacco di break in più uno, però trasformarli a nostro favore per cercare di vincere il più possibile. Non è ancora tutto perduto comunque, Simone, sei ancora in gioco per certo, non è perduto niente, non è mai niente perduto, però bisogna essere obiettivi, è più difficile, ovviamente, no? Questo è un dato di fatto e ci dispiace, perché sarebbe stato bello vincere qua a Milano contro una Polonia che comunque non è completo, ma comunque la Polonia gioca veramente bene, quindi ci dispiace, però comunque sono orgoglioso dei miei compagni.